Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui insieme a Leonardo Sacchetti, un amico, un fratello, che bisogna fargli le congratulazioni perché l'altro giorno al Remote Duel è riuscito ad arrivare in top 16 con Sprite Brave Token. Adesso ovviamente vi passo a lui perché sicuramente vi sa spiegare meglio di tutto l'evento. Ciao ragazzi, sono qui a portarvi la deck profile della mia top 16 all'ICS Remote Duel americano e ho deciso di portare Sprite Brave perché l'idea era di non portare Shizu Tier perché Tier non masco non mi è mai piaciuto e ho ritenuto la versione migliore di Sprite perché i Bystead mi rendono un matchup morto contro tanti altri mazzi tipo Pendolo, Exosister, Flandere e tutte queste cazzate qua. E quindi niente, il mazzo ha fatto ciò che doveva, inside c'è il giusto quantitativo di spezia e niente, possiamo iniziare con la profile. Per il main ho giocato a 40 carte perché volevo massimizzare la possibilità di vedere i Brave perché sono la parte forte del mazzo. Per gli Sprite ho giocato 3 Sprite Blue, la Jet, un rosso e una carota, molto molto standard. E per le partenze, per le 2 ho giocato 3 Castori e 3 dei pescatori e 2 delle swap. E swap l'ho messa all'ultimo perché è un ottimo target semplicemente gigantic per fare Todd. Questo a 3 perché lo usi anche con Faithful e quindi lo puoi risolvere un sacco di volte. E se te lo millano ovviamente con Kelbeck o Agido è molto buono perché ti dà start a turno 0. E per le entrap e carte going second la best probabilmente che è Shifter. E un altro discorso perché ho giocato i Brave è che ti cappano molto 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 più facilmente sotto Shifter. Poi 2 Ash e 2 Imperma semplicemente per Flander, se no avrei giocato un mini pacchetto Bystead. E una carta molto molto forte, non pensavo facesse così bene, in realtà l'ha fatto, è stato Darkruler. Ottimo in Mirror, ottimo contro Flander, buono contro Shizu perché comunque a turno 0 tendono a piazzarti una board tanto tanto grossa e se non hanno Crime questa già risolve più di metà della board. Per il reparto di Brave tutto al massimo, quindi 3 Enchantress e il Grifone, 3 del Riti, una Faithful e un Dracobeck, non penso ci sia niente a SPA, sta carta non c'ha senso e forza da sola metà delle board che esistono in questo gioco ed è un plus, anche pescare solo Grifone o anche solo Faithful ti dà accesso a Rito, e Grifone no, però ti dà accesso a un ottimo Extender che è calato a turno 0 dà fastidio. E come carte generiche Foolish per mandare Wangler o Enchantress per facilitare l'accesso ai Brave. E di Splite ho giocato poi 3 starter come mandatorie e mono double cross, e mentre la Smasher sta inside perché non volevo avere troppi brick soprattutto andando primo, questa tanto ha di questa al 100% delle volte. Per l'extra standard, molto standard, 2 gigantic, la Todd, lui è appena uscito, questo per di cappare, il reparto di Zeus. Lui ha usato una sola volta, però sono stati utili, li giocherei. Per i Link... Adesso non vorrei dire, ma quello Zeus stacca 1, stacca 2. Certo, ma adesso vedrai che il Dark ruba 3, si inventa una zona in più. Gli Elfi, 2 Elfi, molto standard, con lo sprint nuovo. Dark, mai risolto, mai fatto, Dark mai fatto. E Mascherena, con i 2 target, sono Unicorno e Avramax. Unicorno lo cambierei con Goddess perché l'ho fatto solo e esclusivamente contro Pendolo, di cui non sapevo manco gli effetti, quindi stavo con Neuron aperto mentre lui giocava per evitare Thras. Però l'ho fatto solo una volta contro Pendolo, ma Goddess sarebbe stata forte in miliardo di altri spot. E per Aside, lui perché la regola del tempo è una figata. E questa per i matchup control, la metti seconda al posto di Double Cross perché comunque ha un'utilità se la peschi. Per i Becco Removal solo loro perché di base hai Smasher, di base hai Carota e Runic non esiste in sto format, quindi non serve giocare Cyclone ed è più forte contro Flan. Carte Wing Second, questa, molto forte, forse la giocherei main, forse. E questa, è stata penso l'MVP di tutto il torneo. E la si dà anche come carta da primo, perché Flander ti fa 2 nomi e buchi, TR ti fa 3 nomi e buchi, Splite fa 2 nomi e buchi e passano. E tu c'hai i tuoi Link che hai fatto e gli vai sopra il turno dopo. E la vera spezia della side è stata come carta da primo un uccellino e 3 tempeste e l'arpie.
e ringrazio per tutto il mazzo, ovviamente per aiuto tutto il mazzo, Ifran Khan, e specialmente per la tech che mi è stata detta tipo 2 giorni prima all'ICS, mi fa: guarda, stanno giocando questa cosa qua, provala, gli faccio: va bene, mi metto a cercare tutti i livello 2 bestia alata, vento, che esistono, trovo lui che semplicemente dice che se l'avversario non ha carte nella zona spell trap lo resti dal cimitero e ti locca in bestia alata per tutto il resto del turno, ma quello tu non interessa perché passi. Quindi se hard peschi questa, ti porti lui, e questa è più forte di qualunque solenne, barrier o qualunque cosa tu possa mai vedere. E niente, questa era la lista. Ringrazio ancora Ifran, e ringrazio il team, e ringrazio Cappello per il video. Allora, bene, sa che adesso raccontami com'è andato sto cazzo d'evento. Dai, quante volte hai preso il cazzo? Poche, in Svizzera ti dirò poche. Primo aneddoto che mi sono tenuto proprio per il podcast sono stati gli orari day 1 iniziava alle 18, essendo con gli orari americani iniziava alle 18 da noi, e erano 8 turni in Svizzera primo giorno, 2 a day 2 più tutta la top. Abbiamo iniziato alle 6 puntuali. Abbiamo iniziato puntuali, strano. Il problema è che abbiamo finito alle 7 di mattina dei 1, quindi è durato 13 ore. È stato un parto, è stato veramente un parto. Sta 13 ore davanti al PC, 2 ore per turno. E un'altra cosa veramente ridicola è stata il feature match. Sono finito 2 volte in feature match di seguito, in top 32 a turno 10. Il problema è che non era il feature come me lo immaginate voi, che dici: oh, entra il judge in stanza, streama la partita, è bella. No, c'era un cristiano che dovevamo dire ad alta voce tutti i nomi delle carte, perché potete trovare sul bellissimo sito yugioh.blog event coverage tutta la descrizione di come sono andate le partite. Per dire, Leonardo Sacchetti ha iniziato turno 1 aperto con carta XYZ, e alla fine ci faceva gli screenshot delle board finali, che era una cosa che non c'è senso. Eravate nel medioevo praticamente. Sì, una cazzata. Perché lo streaming anche remoto l'hanno fatto un miliardo di volte. E com'è andata? A parte questi tempi di attesa lunghissimi, bene, non ho avuto forse un paio di judge call, ma per il semplice fatto che magari gli oppo non sapessero delle cose oggettivamente. Per dire, quello in top 16 ho fatto top 16 quanto di preciso? Ho fatto 24esimo con Svizzera, ho chiuso con 7 vittorie, 2 sconfitte, un pareggio. Mm-hmm. E poi niente, ho giocato a top 32 contro il mio unico compagno di team che era riuscito ad avanzare, con Exo Sister, e poi ho perso un 16 da Tiari Shizu, che ha aperto un po' troppo forte. Io ho visto 0 HT, 0 carte con il secondo a turno 1, a turno 2 vabbè gli sono andato sopra, turno 3 è stato un po' troppo sculato lui e non ci ho potuto fare niente. Mazzo, ho portato Sprite Brave, ha workato come doveva workare, nel senso ha briccato quando ovviamente non doveva, però ci può stare ogni tanto bricchi. La partita che, allora, ho perso 2 volte in Svizzera, una volta da Naturia Runic, perché ragazzo ci aveva le mani disegnate praticamente, e senza che staccasse roba del genere, semplicemente pescava molto bene e fine. E ho pareggiato da Tiari Shizu, e perché semplicemente a G1 lui mi fa la sua board e io c'avevo Rito starter, cioè un po' di roba per ribaltarla, la volevo concedere, però ho detto tanto vale, me la gioco, tanto alla fine di ogni turno c'è il report dei tavoli alti e coi vari mazzi, quindi ho detto tanto il mazzo che gioca lo sa, tanto vale giocarla. Ero quasi riuscito a alzare, solo che erano le 6:30 di mattina, dopo 12 ore non lo so, riuscito a chiudere a turno a game 1. Game 2 l'abbiamo tirata infinitamente per le lunghe, quando ero sopra io dell'Life a fine tempo l'ho pareggiata, anzi mi meritavo di perdere perché ho giocato uno schifo, però dopo 12 ore direi che sono anche giustificato. Mentre sì, la seconda l'ho persa a dei 2 contro un Tiari Shizu, è stata una partita un po' così, nel senso io non ho visto nessuna mano particolare, ho bricato 2 volte su 2 e è finita. È andato bene l'evento, è andato bene, e il mazzo è stato portato perché l'idea era di base non portare Tiari Shizu perché non mi piace, non mi piace Tiar, e volevo portare un'alternativa. Per dire, a Dortmund ho portato un Runic puro con Mina, che sarebbe stata la mia scelta anche per questo evento qua, e tanto che mi sono preso tutto Runic collector americano e bla bla bla, e le palle della Ghost, i Lava Golem Secret e Dio Madonna. Poi Konami ha deciso che Mina Mistica non è più una figurina Yu-Gi-Oh!
e quindi non posso più giocare col MAS, bellissimo. E comunque ho fatto bubble a Dortmund per una storia molto simpatica, che dato che abbiamo parecchio tempo mi sento di raccontarti con un Vai, aneddoto, vai. perché ancora mi ci prendono per il culo. Io ho chiuso, erano 12 turni in Svizzera, erano 9 più 3 a dei 2, e io per risparmiare ho fatto la genialata di farmi ospitare da un mio teammate tedesco. Il problema è che io vengo a sapere che questo ragazzo stava a 1 ora e mezza di macchina da Dortmund, e lui, tanto non mi sente, guida una merda, guida lentissimo. E in più, quel periodo lì c'era un cazzo di problema su dei ponti, perché non so se lo sapete, ma nelle autostrade tedesche non esiste il limite di velocità, quindi puoi pure andare a 200, quindi dici, boh, ci mettiamo uno, invece 1 ora e mezza ci mettiamo un'ora. No, c'era un problema su un ponte, ci toccava passare per le strade e i monti, e quindi ci mettiamo anche di più. Abbiamo finito il day 1, abbiamo finito al mezzanotte e mezza, abbiamo finito tutto a mezzanotte e mezza, e poi beh, siamo andati a mangiare qualcosa, siamo andati a parlare. Fatto sta che siamo tornati a casa alle 2:45 e alle 9 iniziava turno, iniziava il day 2, e abbiamo detto, oh, Dom, andiamo, se sei tre quarti partiamo, se tre quarti partiamo, anzi sette, no, sette, facciamo 7:45 partiamo, sta proprio tranquillo, tipo alle 7:30 mi pare fosse. Mi sveglio molto tranquillo con lui davanti al mio letto e mi fa, Leo, sono le 8. Io guardo il mio telefono, vedo le 8 e un quarto e faccio, ca puttana, sono le 8 e un quarto. E mi vesto in, penso, mi vesto in 5 minuti, non mi cambio neanche. Partiamo, io spero che inizino tardi perché ho detto, Mari, c'è qualche problema con i Penix, eccetera, eccetera. Non c'era nessun problema. Ero contro Jake Quincy e mi sono giocato la top perché non mi sono presentato. Non ho fatto in tempo arrivare a turno 9, a turno 10, poi a turno 11, turno 12 l'ho vinto in tranquillità, però ho fatto 9-3 e non sono riuscito ad entrare. Però ancora mi ci piano per il culo è giusto perché dovevo dormire là. In generale, allora, la banlist ha impattato Aspetta, aspetta, su adesso meta. tranquillo, prendi fiato. Te la Sì. faccio io la domanda, invece di tirare dritto. Va bene, ci sto, ci sto. Dimmi tu. Cazzo, sembri un treno. Allora, fammi rispondere a quello che hai detto. No, tu, questo è il mio podcast, No, che sei? no, è differente, è il mio podcast, tu sei. Tu ci provi che sia il tuo, ma tu vivi solo per gli ospiti fantastici che porti. No, Allora, scherzo, scherzo, seguite il cappello, seguite il cappello. detto questo, sei un imbecille. Mi sembra necessario. Gioco a Yugi, cioè non potrei essere Giusto, qualcosa di giusto. diverso. No, che i veri. Quelli bravi, quelli. Come si possono dire? I fighi della situazione giocano a Magic. Ah, giusto. Se quelli che si sentono superiori giocano a Magic. Poi devono montare il mazzo che gli costa 6.500 euro. Ma Sì. vabbè. Allora, detto questo. Allora, considerando l'evento, tier. Cioè, considerando la banned che è uscita. Ha avuto qualche. Cioè, ha funzionato È meno? cambiato qualcosa? Sì, è cambiato No, qualcosa? No. assolutamente no. È cambiato qualcosa che adesso, prima c'era un'unica arma per andare contro Tier, che era Mina. Adesso ci hanno tolto pure l'unica arma veramente consistente contro Tier. Non ha senso. Perché poi tu non puoi assolutamente maindeccare né micro, né macro, né fissure. L'unica carta che adesso è diventata, che adesso tutti i mazzi però, allora, per dirti, già a Dortmund ho notato che era così. A Dortmund la Sara era divisa a metà. Era metà chi portava Ishizu e chi portava qualcosa contro Ishizu che potessi abusare o di Shifter o di Mina o di entrambi. Infatti Quindi abbiamo visto Flander come ha fatto. metà Flander, metà Tyr era praticamente. Praticamente poi c'era qualcuno con Splite, qualcuno con Runic, qualcuno con Pendolo, però sì, chi poteva abusare di una o dell'altra andava a braccetto contro Tier. Il problema adesso, senza manco Mina, ti ritrovi un po' costretto a giocare o 80 Bysted, oppure fare come quei pazzi che hanno portato Runic, che era la mia scelta, però probabilmente avranno vinto tutti i dadi, cosa che non ancora devo imparare a fare. Tu lo sai l'aneddoto della mistica patta di Dortmund? No. Al Dortmund abbiamo finito il turno 12 ed è passata esattamente un'ora prima che uscissero gli standings della top, perché due giocatori di cui non so se posso fare il nome, Puoi, puoi. diciamo che sono entrambi italiani, ma ok, posso. Sono Vilitiello e Villamagna, che saluto Un entrambi, bacione a tutte e due. e assolutamente dei fratelli, e si ritrovano entrambi sul punteggio di 8, 9, 9, 1, 2, quindi no, 9, 1, 1, quindi entrambi con un pareggio sarebbero entrati,
Poi io non parlo per sentito dire, ma parlo solo di quello che è successo. Parlo che dopo la fine del round sento un annuncio da parte del nostro mitico judge internazionale Giovanni Paolini, che fa Nicola Villamagna e Emilio Vilitiello in judge station. Si mettono dietro i, non so se avete presente i cartoni, quelli enormi di Konami con l'immagine di tipo Yugi e Mago Nero, Yuya, sì. Yuma Utopia, eccetera, eccetera, che ogni tanto cascavano perché loro si muovevano, quindi è proprio un teatrino incredibile, anche col tizio di Konami che cercava di tenere su sti cosi, eccetera, eccetera. E il risultato era stranamente patta ed è finita semplicemente con entrambi squalifica, double loss e cacciati dalla location, perché probabilmente c'è stata un qualcosa di patta intenzionale, e questo fatto molto ride perché gli italiani ci riusciamo sempre a far riconoscere negli eventi internazionali. Beh, può essere che non è stato intenzionale, è stato casuale. No, potrebbe essere, però non lo so, lascio il beneficio del dubbio, lascio il beneficio del dubbio. Comunque, una cosa, considerando che era tutti remote duel, c'è stato qualcuno che a sto giro ha provato a trassare, ha pescato fuori dalla cam? Allora, quello... Allora, a me non è mai successo, ma perché come... non dico solo contro, oppure tipo, ti è capitato così? No, sì, sì, in generale. Allora, io penso che il discorso generale sui remote, la gente dice è la fiera del trust, ma cioè, il punto è che solitamente è la stessa gente che in real si fa trassare, quelli che dicono così. Solo che in real non t'accorgi, in remote... è difficile non accorgersene. Per dire, ricordo il caso di quando Pac ha vinto l'ICS, che ha vinto alla top 4 perché il tizio si è staccato una Eldland in live. Cioè, quello lo vedi. Sì. Nel senso, devi essere proprio stupido per non vederlo. Il problema è che il real non t'accorgi, se magari, non lo so, faccio l'effetto di Mirror Jade quando l'ho ribornato, che non posso, continuo a barnare di Masquerade quando è ribornato, oppure starter non locca i livelli 2 o cose mistiche del genere, non ti accorgi. I remote ti accorgi se peschi una carta in più, ti accorgi se è cambiato qualcosa, oppure se l'unica cosa che non ti accorgi è se ti staccano, ma devi essere proprio pirla, perché il remote funziona che tu dici esattamente la tua come deve staccare, quante carte deve staccare, e quindi è veramente difficile che ti si faccia incimare. Però no, non mi pare, forse è successo, in realtà non mi pare sia successo, nel senso i trust esistono proprio a livelli di stacking o cose magiche, magie del remote tool, non mi pare siano più successe dopo quell'invitational dove dell'America Latina, dove quel tizio giocò 14 mono pair di side un po' sospette, dove pescò quel denko secca quando gli serviva di chiudere contro Eldritch. Ma che poi nel pratico il tipo che te trassa in remote duel è lo stesso che te trassa in real, quindi è uguale, è solo che dai, semplicemente non hanno più il volto e non li puoi picchiare a fine game se ti accorgi, e non gli puoi urlare in faccia, non gli puoi prendere una carta e strapparla. Ma chi trassa in real trassa pure in remote, sì, cioè no. Parliamoci chiaro, non è se il remote è la fiera del trust, in real è pure peggio perché ci stanno più persone. Cioè non capisco il gusto del trassare, capisco voler vincere. Io non capisco il gusto del trassare in generale, nel senso, per me può essere player più bravo al mondo e trassare non vale, cioè quando trassi non vale più niente. No, ma il fatto, vinci il torneo, vinci la carta da 1000 euro, wow, se tre partite me l'hai trassate per vincere, non sei forte, non sei il... No, non sei forte, nel senso, per carità, ti sei fatto il tuo bel conto in tasca con la tua prize ultra e bla bla bla, tutte le puttanate che si vincono, però a livello di player vali veramente poco, sì. Per dire, gli ultimi che ci sono stati tutti quelli che l'hanno vinti sono stati tutti player, tranne qualcuno tutti player abbastanza puliti. E se qualcuno italiano dovesse sentire, non sto facendo il nome di Vince, anzi lo stimo tantissimo come player, sto parlando di altri. E, no, ma in realtà non è più la fiera del trust, ecco, remote duel, sì. C'è stato un po' questa paura nel 2020, io ho sempre giocato remote e puoi confermare che... sì, no, è una cosa tranquillissima, mi diverte, anzi per me i CS li farei solo in remote potessi. Pure ricordiamo a tutti che stiamo registrando il giorno stesso in cui sono usciti, non so se ci sono ancora i ticket, ma sono usciti gli Italian Open finalmente dopo quest'estate, ricordo i
UK Open, questo fine settimana preciso i German Open, a gennaio, due giorni dopo il mio compleanno, ci saranno gli Italian Open, che sono un mega regionale con dei premi forniti a Mamma Konami, in questo caso anche Photon Hypernova, hanno fatto un'ottima mossa, hanno messo Photon Hypernova, nonostante esca un mese dopo, però te la spediscono e comunque ci sta come cosa, il primo si prende un bel trofeino. E la Switch. E vabbè, per me abbiamo finito, perché comunque io dovrò editarla questa cosa. Sì. Prima di tutto vorrei dire un paio di cose. No, non c'entra con te. L'ho già fatta la marchetta a inizio video? No. Magic Corner, ragazzi. Se volete comprare carte singolo e prodotto sigillato, trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. Assolutamente. In più, ci ho comprato direttamente anch'io. Se volete liberarvi. Le spedizioni sono super fast. Sì, questo confermo anch'io. Ci ho comprato, non mi hanno fatto lo sconto più di quanto c'ho già. Del codice. Comunque ragazzi, è stato un piacere, ringrazio Sacchetto per essere stato con me. Aspettiamo adesso la prossima top, o se c'ha qualcos'altro di carino da portare, però prossima decklist, anche se non c'è top, ma che lo giochi, ti aspetto qua. Volentieri. Perché la qualità via webcam fa pena. Plus. E niente, ciao a tutti ragazzi, ciao.